Finanziaria, nuova tappa. Il Consiglio regionale tra fine aprile e inizio maggio ha proseguito l'esame della legge finanziaria. Approvati alcuni emendamenti, compreso quello che stabilisce che l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali sia in futuro attuata dalla Regione. Il 3 maggio è stato anche approvato, 28 voti favorevoli, 18 contrari, 1 astenuto e 4 non votanti, l'emendamento per abrogare la legge 70-96 sulla caccia, che dovrebbe portare al superamento del referendum indetto per il 3 giugno. Udienza di lavoratori in consiglio. Ricevute nei giorni scorsi a Palazzo Lascari 6 due delegazioni di lavoratori. Alla prima, composta da rappresentanti forestali, è stato illustrato l'emendamento approvato in finanziaria che garantirà nuove risorse per le attività forestali. Alla seconda delegazione di lavoratori della SCR è stato ribadito il parere negativo della Giunta alla soppressione della società di committenza della Regione Piemonte, proposta contenuta in due emendamenti alla legge finanziaria. Il segnalibro, dal nastrino di seta al design. Dal 2 maggio al 1 giugno alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Tra le pagine, il segnalibro, dal nastrino di seta colorato al design. L'esposizione propone una selezione di circa 150 segnalibri provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni, che conta oltre 1000 pezzi. Si spazia da quelli inglesi di fine 800 a quelli coloratissimi per bambini fino ai contemporanei, frutto della creatività di designer e illustratori. Viaggio studio in Austria. Con la visita alla Seegrot di Interbrook si è concluso il viaggio studio in Austria di 70 studenti di 12 istituti superiori del Piemonte. Dal 27 al 30 aprile le tappe principali sono state il campo di concentramento di Mauthausen, il memoriale di Gusen e le città di Vienna e Salisburgo. I giovani sono i vincitori del progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con le province e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Campione mondiale di Karate Do. Il 3 maggio a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto e premiato i componenti della squadra nazionale di Karate Do: Ferdinando Gerbaudo, campione del mondo Meibukan, e Igor Gerbaudo, rappresentante della Meibukan Italia. Ferdinando Gerbaudo ha vinto il campionato mondiale di Karate Do, svoltosi a inizio marzo in Giappone a Okinawa, in onore del Grand Master Meitoku Yagi, per il centenario della sua nascita.